Benvenuti, eccoci qua a un'altra puntata di Economicamente. In questa estate calda vi accompagniamo con questo programma di informazione e divulgazione dal punto di vista di educazione finanziaria. Come ripeto, sempre non vuole essere sollecitazione del risparmio o suggerimenti che potete trarre da queste puntate, dagli ospiti che ci saranno, eccetera, ma è solo divulgativo. Diamo delle capacità di professionisti di interpretare e saper spiegare in maniera chiara e semplice la possibilità di spiegare cosa sono queste terminologie dal punto di vista finanziario per aiutarvi poi nelle vostre scelte. Quindi conoscere per decidere, e ricordiamo sempre il nostro motto che è: il risparmio di oggi è il pane di domani. Quindi prendersi cura nel proprio risparmio, delle proprie capacità di per pianificare il proprio futuro sia familiare che aziendale che imprenditoriale. Non sono solo, ancora benvenuto a Giusy, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. Che ci onora, una professionista del settore di educazione finanziaria e di consulenza patrimoniale, che si forma continuamente, una professionista che ci viene a trovare, non ci sarà sempre perché il tempo è a disposizione sua, è limitato, anche perché i clienti bisogna fargli consulenza, Giusy, bisogna seguirli. In questo periodo qui abbastanza turbolento ci sarà in maniera alternata anche altri ospiti, ma la ritroveremo. Oggi sono qua con Giusy perché voglio parlare agli imprenditori e alle imprese di queste due o tre particolarità che sentiamo, leggiamo sui quotidiani, sentiamo ai telegiornali. Partirei, Giusy, da questa cosa che si chiama, lo sentiamo, le stelline, come danno agli hotel, l'hotel primo ha 2 stelle, 3 stelle, l'hotel 5 stelle. Anche per le imprese ho letto che ci sono delle stelline. Cosa vuol dire queste stelline che vengono date alle imprese? Lo dico in maniera così semplice, ma cosa sono queste stelline? Le stelline sono solo la traduzione di qualcosa che è un processo alle spalle un pochino più elaborato e costruito. Beh, tu ti stai riferendo al rating di legalità. Esatto, proprio il rating di legalità. Cosa vuol dire rating di legalità e perché è importante che un'azienda avvii questo percorso? Beh, il rating di legalità è un primo passo per l'azienda per vedere, per diciamo sintetizzare appunto attraverso le stelline un riconoscimento, che è il riconoscimento del fatto che l'azienda si sia dotata di regole di comportamento per dei comportamenti etici nel rispetto appunto rating di legalità, nel rispetto della legalità. È il primo passo, diciamo, per formalizzare quello che è un percorso che l'azienda magari si avvia a fare attraverso il fatto che l'azienda si vuole far emergere tutte quelle che sono le iniziative e gli investimenti nell'ambito sia dei comportamenti etici sia nell'ambito magari strada facendo della sostenibilità. Il rating di legalità è un rating, è uno strumento, un'iniziativa che è stato istituito nel 2012 per le aziende. Non tutte le aziende possono richiederlo, sono le aziende, diciamo, che hanno almeno 2 milioni di fatturato e che sono iscritte al registro delle imprese da almeno 2 anni, però queste aziende che appunto vanno a formalizzare attraverso appunto la compilazione di un questionario qualitativo, quindi ecco, da precisare che la parola rating non faccia pensare a quello che comunemente è l'associazione al rating bancario, che è una valutazione invece dei numeri di bilancio. In questo caso il rating di legalità è una valutazione in virtù dei comportamenti che l'azienda ha messo in atto, ad esempio il fatto che si sia dotata di un codice etico, il fatto che possa aver applicato la 231 all'interno dell'azienda, il fatto che ci possano essere delle regole anticorruzione all'interno dell'azienda, il fatto che i soci, i titolari e gli esponenti dell'azienda non abbiano condanne piuttosto che denunce dal punto di vista penale, piuttosto che nell'ambito sempre nella corruzione. Cioè sono piccole informazioni, sono un insieme di informazioni qualitative che fanno sì che l'agenzia che emette questo giudizio, questo riconoscimento, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato, vada a riconoscere, appunto vada a quantificare con 1, 2 o 3 stellette il riconoscimento che ne viene dall'insieme dei comportamenti di un'azienda. Grazie Giusy che ci hai regalato questa spiegazione di queste stelline, che io ho detto così
così un po' scherzosamente le stelline per le imprese, quindi è una cosa molto seria invece, è una cosa, un percorso di inizio per un'impresa. No, è importante perché sono, è funzionale, qual è il vantaggio, perché lo deve fare un'azienda? Esatto, qua perché dovrei iniziare, dice Maurizio, ha picchiato la testa contro il comodino questa mattina e ha visto le stelline, ma perché invece io come imprenditore, come impresa dovrei farlo? Ma è un primo passo per, innanzitutto in ambito reputazionale ed è per l'azienda, perché comunque avere, dotarsi di queste regole va ad arricchire e va a valorizzare il progetto di business in termini reputazionali. Poi sempre di più, Maurizio, vediamo sia all'interno di tutti quelli che sono i bandi di concessione di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche e soprattutto riferiti all'accesso al credito, quindi tutto il settore bancario, ma anche nella finanza agevolata. Iniziamo a vedere dei bandi, dei bandi regionali, dei bandi camerali, bandi di finanza agevolata che riservano, diciamo, una sorta di priority per quelle aziende che hanno un rating di legalità, quindi iniziamo a vedere delle ordini di priorità, delle graduatorie riservate. È come trovarsi al casello autostradale in cui tu sei, qui c'è pagamento in contanti con le carte e telepass, quindi è un telepass per le imprese questo un acceleratore per quanto riguarda, sì, un bando, per quanto riguarda anche i fondi del PNRR, che facilitano. Perché in buona sostanza l'azienda con questo rating comunica di aver fatto già tutta una serie di verifiche e di aver intrapreso un percorso. Quindi al suo interno si è dotata di comportamenti, di statuti, di regolamenti, certo, di procedure interne, di controlli interni, chiaro, chiaro, che permettono di dare ai, così come dicono quelli bravi, agli stakeholder o ai, certo, fornitori, clienti, a tutti quelli che entrano in contatto, ai collaboratori stessi, che dicendo che l'azienda ha iniziato questo percorso e mano a mano una stellina, poi un progresso ancora, due stelline, fino ad arrivare a tre. Certo, chiaramente un'azienda, facciamo un esempio, un'azienda che si è dotata di codice etico partirà da un certo tipo di rating, da un certo tipo di valutazione. Ipotizziamo che sia una stellina. Se nel giro di un anno, nel giro di qualche mese, l'azienda ad esempio applica al suo interno la 231, la normativa 231 per quanto riguarda l'organismo di vigilanza, chiaramente questo è un'aggiunta, è un'integrazione, allora potrà far presente all'autorità del garante e questo andrà ad aumentare quello che è il rating di legalità e quindi da una stellina si potrà passare a due stelline. Si chiama organismo del garante anche perché fa i controlli, verifica queste cose, vengono fatti dei controlli all'interno delle aziende, vengono verificate, sì, tutti questi progressi, non è dato solo dalla carta o da... sì, c'è un fascicolo da presentare, c'è un aspetto formale. Le modalità sono molto semplici, basta collegarsi al sito dell'autorità garante della concorrenza del mercato, ma è una cosa che le aziende possono approfondire e intraprendere, ma è un primo passo per dare evidenza di ciò che normalmente le aziende fanno già al proprio interno, perché non si può dire che le aziende, se non ci fosse il rating di legalità, non hanno delle regole di comportamento etico, le hanno chiaramente, è una formalizzazione, è far emergere quello che è un valore. Questo è importantissimo, questo vedete, è questo che intendo. Ah, ricordo che siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su www.welltv.eu e anche in streaming sulla pagina Facebook di WellTV, quindi siamo in diretta, la potete trovare, poi la puntata viene caricata sulla pagina di YouTube Poli Maurizio, dove troverete tutte le puntate dei vari format e soprattutto di Economicamente, che vi accompagnerà per quest'estate, in diretta fino al 5 di agosto e poi in replica fino al 5 di settembre di tutte le puntate che vedrete. Quindi un percorso di accompagnamento, di divulgazione, e questo che ha appena fatto Giusy è un piccolo semino che diamo, dice ma tu semini, Giusy, ma dice nasceranno tutti i fiori che stai seminando, lei dice no, io li semino tutti, non so mai se ne nasceranno uno solo o tutti, ma intanto io semino. Questo vuol dire fare divulgazione dal punto di vista di educazione finanziaria, dal punto di vista nostro, che veniamo in maniera semplice e così di facilitazione per gli imprenditori e per le famiglie. Ma Giusy, grazie per il rating di legalità che ci ha dato questa lanterna per le imprese, molte lo sanno, ma molte non lo hanno ancora affrontato questo tema.
Però leggo recentemente su molti quotidiani, sui social, eccetera, comincia a apparire questa parola società benefit. Società benefit, sono rimasto incuriosito, anche per gli studi che stiamo facendo e per le preparazioni che ci andiamo ad affrontare per accompagnare le imprese che seguiamo e che seguiremo. 1400 imprese già in Italia che sono società benefit. Sì, cosa vuol dire, Giusy, società benefit? Cioè, fanno beneficenza queste aziende qua? Sì, diciamo che la parola utilizzata è una parola che potrebbe trarre in inganno e potrebbe solleticare una sorta di resistenza da parte degli imprenditori. Quindi però l'impresa fa sempre scopo di lucro nello statuto? No, no. È semplicemente un'evoluzione del fare business. Rimane sempre di base che una società benefit nasce con l'intento di creare valore e di produrre utili. I soci investono un capitale sociale, investono il famoso equity per creare utile, per creare valore. Cosa c'è in aggiunta? Diciamo che potremmo definirla l'evoluzione del fare business, nel senso che l'imprenditore, in quanto promotore di un'impresa, in quanto promotore di qualcosa, di un progetto che crea valore, non lo crea solo per se stesso o per i soci, ma crea anche un impatto all'interno del territorio in cui è inserita l'impresa. E diciamo questa è l'evoluzione. È una ricaduta, quindi è una ricaduta sul territorio. Esattamente, sono state chiamate benefit perché si voleva dare rilevanza a quello che è il beneficio comune. Chiaramente, anzi, è importante perché è stata istituita, è stata promossa con la legge di stabilità del 2016. È veramente una nuova formula di società, quindi cambio, è prevista giuridicamente. Cambia lo statuto, quindi cambia qualcosa nello statuto? Allora sì, tra i requisiti per diventare società benefit c'è anche la variazione dello statuto, comunque c'è l'obbligo di dichiarare da parte dell'impresa, dell'imprenditore, all'interno dell'oggetto sociale, quindi quello che è il beneficio comune perseguito. Laddove l'impresa, non so, dichiari ad esempio che vuole partecipare alla promozione dell'istruzione della comunità di bambini stranieri del proprio territorio dove è inserito, deve andare a inserire nell'oggetto sociale dell'impresa, quindi eventualmente se necessario anche la modifica dello statuto, che intende contribuire all'istruzione di coloro che fanno parte della comunità straniera. Leggo qui, proprio nel passaggio della legge, come dicevi tu, del 2016, possono essere società benefit imprese di ogni settore industriale o metallurgico o merceologico, dall'agricoltura all'industria metalmeccanica, dall'editoria alla consulenza d'impresa, di costruzioni, quella tecnologica, dall'industria energetica alla moda. Quindi essere società benefit non implica un settore di appartenenza ben preciso o avere chissà quali diciamo segmenti da destinare. Società benefit, ed è una parola che viene anche riportata nella ragione sociale, quindi è per questo che dico che è riconosciuta a livello giuridico, perché entra di fatto nella normalità di individuazione della ragione sociale di impresa. Quindi come diciamo SRL, diremo SRL benefit, quindi è un'aggiunta perché va a qualificare un certo tipo di impresa, è proprio ammessa dal punto di vista giuridico. Oltre a citare quello che è il beneficio comune all'interno dell'oggetto sociale barra statuto, perché comunque dichiararlo nello statuto è importante, è necessario individuare all'interno dell'organizzazione un responsabile per il perseguimento di questo beneficio comune, cioè ci deve essere un soggetto preposto al fatto che vada a monitorare, a verificare che l'impresa... Pensate quello che sta dicendo la Giusy, raggiunga. Si verifica già adesso, scusa Giusy che ti interrompo, proprio sulla frase finale, ho sbagliato l'entrata, succede anche ai più bravi, ma l'aspetto della società benefit mi viene in mente, ad esempio, vediamo tutte queste rotatorie che vengono adottate da varie aziende, già le aziende fanno già benefit, allora, lo fanno già. Si ricade un po' nella casistica di prima, esatto, si ricade un po' nella casistica di prima della rating di legalità. Cioè sono tutti percorsi che l'azienda può intraprendere per il fatto stesso che alcune iniziative le ha già intraprese per natura dell'imprenditore, perché non è che l'imprenditore sia un robot, sia una persona, è una persona umana, o gli imprenditori sono umani e probabilmente
già per natura, già per il loro modo di essere come persone che, sono, che appartengono alla comunità, probabilmente certe iniziative le intraprendono già. Si tratta sostanzialmente di dare formalizzazione a quello che già è stato intrapreso. Se uno non lo fa, non lo fa, punto e basta. Ma se un'azienda già intraprende questo tipo di percorso, già persegue un bene comune, un beneficio comune, anche quelle aziende che magari realizzano, modificano la viabilità per agevolare la viabilità nel settore, nella zona territoriale in cui sono inserite, perché magari sono aziende che hanno un impatto in termini di circolazione. Cioè, si tratta di dare evidenza e rilevanza a quello che già viene fatto. Quindi un piccolo tassello che viene fatto, un piccolo puzzle, a piccoli passi, già do le maglie per i bambini della squadra di calcio locale, faccio un evento di beneficenza per la parrocchia, faccio un evento di beneficenza per l'associazione. Allora, sono tutte quelle, quelle iniziative che l'azienda porta avanti per il territorio in cui è inserita e che creano beneficio comune. E per dare... E per dare evidenza di quello che viene fatto, in qualche modo per misurare, purtroppo non ci sono ancora dei criteri univoci per tutti, quindi questo crea un po' di, come si dice, un po' di pasticcio dal punto di vista proprio della comunicazione. Però l'azienda, come terzo requisito, oltre ad avere responsabile del perseguimento del beneficio comune, deve redigere una volta l'anno la relazione di impatto, cioè è un documento che in qualche modo comunica quello che è stato fatto dall'azienda e ne dà comunicazione dei risultati, di quelli che sono stati, chi ha usufruito di questo beneficio, qual è la rilevanza a livello di impatto territoriale di beneficio comune che ha avuto l'azienda. È bellissimo questo aspetto qui, quindi si avvicina anche a progetti di welfare aziendale, cioè verso le famiglie che lavorano per... Può essere un'iniziativa che rientra anche in un piano di welfare aziendale, assolutamente, perché poi tutte queste azioni, tutte queste attività non sono fine a se stesse e non sono isolate, poi necessariamente si integrano, magari all'interno di un percorso, come dicevamo all'inizio, che l'azienda ha pianificato e progressivamente porta avanti nell'ambito della sostenibilità. Tutte queste iniziative naturalmente possono essere fatte perché l'azienda è a scopo di lucro, quindi c'è degli utili, c'è del denaro. Assolutamente, quindi col denaro, senza venir meno al fatto che un imprenditore o degli imprenditori fanno impresa per raggiungere l'obiettivo finale di fare utili. Quindi ad esempio una citazione di Andrea Illi, l'amministratore delegato di Illi Caffè, società Benefit, che dice che credo che le aziende non dovrebbero agire come macchine di profitto, ma piuttosto come istituzioni sociali. Con il 90% dell'occupazione del PIL e dell'innovazione del prodotto dal settore privato, il business in realtà rappresenta la forza più importante per la costruzione della società. Quindi dice tramuto quella forza che ha l'impresa, quella generazione di denaro sul territorio, lo trasferisco al territorio per dare anche beneficio, lo dice la parola stessa. La cosiddetta relazione di impatto è una relazione di impatto che ha la parola dentro, impatto, cioè qual è l'impatto benefico che l'impresa inserita in un territorio ha attraverso il suo fare impresa, che non deve essere semplicemente il fatto che sappiamo tutti, un'impresa dà posti di lavoro, crea ricchezza, magari riqualifica un territorio, appunto parlavamo di viabilità, cosa che magari in certe zone, se non esistono delle attività produttive, alcuni territori vengono abbandonati. Quindi questo è già insito nella natura della presenza di attività economiche in un territorio, ma è qualcosa di più, è un'evoluzione, si parla di evoluzione del business. Per fare un parallelismo con l'industria 4.0, si parla di impresa 4.0, perché è un nuovo modo di fare impresa, dove non c'è solo l'egoismo singolo, individuale degli imprenditori, ma c'è anche l'impatto nell'ambito del territorio. Quindi vediamo, ad esempio, anche, ci citavamo prima, il settore agricolo, quindi tutto quello che è, le cose che già fanno gli agricoltori, l'utilizzo dell'energia verde, il biogas, il fotovoltaico, tutto quello che poi viene, per poi passare, ne parleremo, lo avremo ospite, al discorso delle società, delle comunità energetiche, già lì cedere nella comunità energetica, cedere chi produce. Quindi c'è tutto un processo che è lento ma inesorabile, da questo punto di vista positivo, anche perché vogliamo dare, consci di quello che stiamo vivendo adesso, di tutti i problemi che ci sono, li tratteremo.
non siamo anestetizzati da quello che succede dal punto di vista inflazione, guerra, materie prime, lo diciamo sempre. Ma tutto ciò rende le aziende, una parola che è di moda molto adesso, ma che è molto sintetica, rende le aziende resilienti, cioè significa che se tutto ciò che è evoluzione, che fa in modo che l'azienda sia integrata, crei beneficio, fa in modo che l'azienda abbia una continuità anche nel futuro, cioè soprattutto nel futuro. È un vantaggio per l'azienda, non è una palla al piede. Questo processo di trasformazione verso la società, verso se stessa, perché ambiente più tranquillo, comunità più tranquilla e felice, genera reddito, genera più fatturato, scusa se sono volgare, genera questo aspetto. Non solo più fatturato, ma arricchisce il territorio, cioè bello. Proprio si parla di creare valore, che non è sempre creare valore, si tratta di distinguere il valore che viene creato solo per gli imprenditori o l'imprenditore, e invece il fatto che l'imprenditore generi valore anche per un beneficio comune. Bellissima questa cosa qui. Creare valore per il territorio. Bellissima esposizione. Intanto però chiedo alla regia di questa piccola così sorpresa per la Giusy, che eccolo qua. Eccolo qua. Complimenti sì, a Giusy. Sì, ma togliamo. No, togliamolo, no? Qui dopo, perché togliamo dico sempre pure la frase che è o ti formi o ti fermi. Quindi la Giusy, Regina, ancora una volta sì, se lo fai vedere, cosa vuol dire questa certificazione qua, Giusy? Eccola qua, Auditor Lead Auditor, Auditor Lead Auditor. Quindi vuol dire che sistemi di gestione... Allora, al di là del titolo che conta poco, ma in buona sostanza qual è stato il percorso che io ho voluto fare, ho voluto intraprendere e che è solo il primo passo, perché in realtà è un percorso lungo, è in buona sostanza una specializzazione che ho voluto per me stessa, ma anche per la possibilità di affiancare gli imprenditori e le imprese che, dopo aver fatto i passaggi di cui abbiamo parlato oggi, Maurizio, certo, anche intraprendere un percorso di sostenibilità, quindi iniziare a pianificare quello che è un percorso di raggiungimento. Allora, l'ideale, il top del top è il raggiungimento di tutti i 17 obiettivi previsti nel Trattato di Parigi, ma in realtà prima di arrivare a tutti i 17 iniziamo con qualcuno che, ripeto, in realtà le nostre aziende intraprendono già alcune iniziative che non vengono, diciamo, fatte emergere. Molto spesso appunto i piani di welfare piuttosto che alcuni sistemi di premianti, alcuni sistemi per migliorare la qualità dei nostri collaboratori all'interno delle aziende vengono già intraprese dai nostri imprenditori, quindi rientrano già in alcuni obiettivi previsti dal Trattato di Parigi, piuttosto che ad esempio negli ambiti dei processi produttivi. Molte aziende sono attente al risparmio dell'acqua, al fatto di utilizzare prodotti riciclabili, il fatto che ci possa essere una sorta di condotta all'interno dell'azienda per l'attenzione ai consumi energetici, piuttosto che regole di comportamento nell'ambito della produzione per il rispetto dell'ambiente. Come dice la frase, allora Giusy, un lungo cammino inizia con il primo passo. Sì, tu, sì, sì, questo è solo un primo passo. Primo passo che hai fatto, comunque ti ringrazio di averlo proiettato. Complimenti, regia, ancora grazie. Anche di me. No, no, grazie, no, regia. No, guarda regia, grazie. Regia, no, va bene. Anche di no, anche complimenti. No. Complimenti. Pensa che la gente ci certifica, Giusy, anche il tuo percorso di consulente finanziario, consulente patrimoniale, ne arricchisce, perché anche dal punto di vista del denaro, sia dal punto di vista del risparmio, la protezione del patrimonio e la protezione anche del patrimonio dell'impresa, questo percorso è importante. Sì, più volte abbiamo detto che nel mondo della finanza, adesso giusto per dare una visione proprio globale, macro, nel mondo della finanza si sta dando sempre più attenzione, non solo la finanza inteso come investimenti, come mercati finanziari, ma il primo segnale viene proprio dagli organi istituzionali. Abbiamo parlato più volte di PNRR, le risorse del PNRR hanno una finalità ben precisa, che è quella di andare a sostenere tutto quello che è la transizione digitale, la transizione energetica, quindi tutti quegli aspetti di obiettivi che vanno a
promuovere la sostenibilità, che sono importanti. Quindi parte da lì, inevitabilmente anche tutto quello che è il mondo dei mercati finanziari, della finanza come, intesa come finanza di investimento, va nella direzione di quelle aziende che applicano e mettono in pista dei comportamenti e degli investimenti che hanno uno sguardo sulla sostenibilità. Ripeto, a costo di essere anche un po' insistente, quelle aziende che intraprendono processi di sostenibilità sono quelle aziende che hanno uno sguardo di continuità nel futuro, perché comunque ci sono attenzione e sensibilità dal punto di vista del pianeta, delle risorse che sono per definizione limitate, quindi delle risorse, l'attenzione per gli esseri umani, per dei nostri collaboratori, sono inevitabilmente strategie di continuità. Quindi un percorso, ancora complimenti Giusy, per la tua tenacia nel tornare a formarti, continuare a formarti anche su questi nuovi percorsi, perché è inevitabile, o ti formi o ti fermi, perché noi vogliamo non fermarci per essere sempre formati, per seguire le aziende, le imprese, gli imprenditori, i privati, le famiglie, in questo percorso di cambiamento che stiamo vivendo, lo stiamo vivendo in questo momento, nel 2022, stiamo vivendo questa trasformazione che comporterà sacrifici, trasformazioni, ma anche opportunità, che adesso non vediamo perché siamo annebbiati da tanti problemi che vengono a galla in questo momento qui, ma la trasformazione è in atto. Noi ci stiamo preparando. In realtà li dovremmo vedere molto chiaramente, perché gli ultimi avvenimenti, il ghiacciaio della Marmolada... Purtroppo gli eventi, la natura, come è successo l'altro giorno a Cremona, questa tromba d'aria, questa cella incredibile che ha radicato alberi, scoperchiato, eccetera, quindi devastato la campagna. Questi aspetti li vediamo, questa natura che ci dà dei segnali ben chiari che non ne può più di essere calpestata. E quindi un percorso dal punto di vista, così anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della trasformazione delle imprese verso questo cammino, è molto importante. Giusy, mancano qualche minuto, io volevo ringraziarti intanto perché questo appoggio che hai dato a economicamente in questo periodo di partenza, di start, e avremo già domani, già la settimana prossima, ospiti che arriveranno un giorno o l'altro. Bene. Tu sei sempre gradita qui presente, quando vorrai essere qua con noi, noi saremo felici di ospitarti, perché dai sempre dei bellissimi segnali alle imprese e hai grande successo anche sui social, dove viene pubblicato queste puntate, perché possono essere riviste, LinkedIn, Facebook, eccetera, con commenti favorevoli, dicono bravissimo Maurizio, ma dov'è Giusy? Ecco qui, concluderei. Grazie a tutti. Con questa cosa, con la frase nostra solita, vi aspetto domani alle 8:30 in diretta qui su Well TV, canale Sky 810 in streaming www.welltv.eu, ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!